L'altro giorno una mia cliente mi ha chiamato e mi ha chiesto: Sio Rubino, ma oggi conviene vendere, comprare o cambiare casa? Ecco, uno, diciamo, dei motivi di questo video è anche spiegarti, informarti di quello che è il trend del mercato per il 2021. Proprio qualche giorno fa sono usciti i risultati ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate con l'OMI, che è il settore che si occupa dell'osservatorio del mercato immobiliare, e che ci ha fatto rilevare, prima di tutto, un trend molto positivo per questi primi 3 mesi del 2021, con un incremento delle compravendite di circa il 38%. C'è una forte domanda, spinta anche dalle agevolazioni fiscali, anche e soprattutto per quello che sono i giovani. Infatti ci sono delle grossissime agevolazioni per gli under 36, quindi tutti i giovani che vogliono investire in casa, che vogliono formare una famiglia. Ecco, lo Stato italiano, il governo italiano ha permesso di usufruire di queste grosse agevolazioni, esentando gli stessi dalle tasse di acquisto. Quindi questo è, diciamo, è un buon momento per comprare casa, per cambiare la casa. Io mi permetto anche di ricordare anche, diciamo, quello che un po' è successo nel 2020. Nel 2020, diciamo, siamo stati in piena emergenza sanitaria, e quindi ci sono state delle situazioni dove anche degli enti statistici, degli enti di previsioni, avevano anche dipinto una situazione infelice del mercato immobiliare. Avevano addirittura previsto veramente una debacle del mercato. Proprio, ecco, nel periodo maggio c'erano delle previsioni un po', ecco, come giocare al totocalcio, no? 1x2, no? Perché chiaramente nel momento in cui ci sono delle analisi, è chiaro che si deve essere sempre prudenti, però, ecco, in quelle circostanze questi enti hanno fatto un'analisi a tavolino, ecco, e non a livello pratico. Mi spiego meglio. Ecco, in quel periodo c'erano state delle analisi dove si prevedeva anche un forte decremento delle compravendite di circa anche il 34%. Ecco, in quel periodo, proprio per chi sta sul mercato ogni giorno, ogni ora, come il sottoscritto, come la propria organizzazione, ecco, in quel periodo io fui molto prudente, anche perché noi, diciamo, nel periodo 2020, proprio il periodo in cui stavamo tutti chiusi in casa, quindi parliamo di marzo e aprile, anche i primi di maggio, ecco, e in quel periodo comunque le agenzie, o meglio, le richieste dei clienti c'erano, quindi, ecco, noi abbiamo potuto sondare il mercato, o meglio, avere dei dati di mercato effettivi, e anche, appunto, in quel periodo avevamo notato dei segnali positivi, cioè di famiglie, di clienti che volevano veramente o cambiare casa o comprare casa. Quindi, ecco, ritornando anche nell'analisi generale del mercato immobiliare, ecco, l'anno scorso io fui molto prudente, prudente, e dissi, questo, diciamo, è stato anche registrato, perché era un webinar registrato, dissi: cari clienti, dobbiamo attendere l'autunno per poter eventualmente dopo trarre delle conclusioni. Ebbene, abbiamo atteso autunno, e proprio qualche giorno fa
sono usciti i dati ufficiali di tutte quelle che sono le compravendite del 2020 in tutta Italia, dati ufficiali che, come dicevo, sono riportati e sono pubblici, perché si può tranquillamente andare sul sito dell'OMI, dell'Osservatorio Mercato Immobiliare, diciamo, sempre dell'Agenzia delle Entrate, per poterli, diciamo, tranquillamente vedere. Ecco, questi dati ufficiali che cosa ci hanno portato? Ci hanno portato a riscontrare che sì, c'è stata una flessione del mercato, ma è veramente stata una flessione molto ma molto lieve, di circa il 7% rispetto al 2019. E questo, diciamo, che la dice lunga su quello che dopo è stata la voglia dell'italiano di comprare casa, ovviamente anche nell'ambito della nostra regione, della Puglia, dove, diciamo, nelle varie città, nelle varie province, c'è stato un decremento, ma è un decremento veramente molto limitato rispetto al fatto che comunque siamo stati 2 mesi chiusi in casa. Ma per esempio, se andiamo a prendere la provincia, diciamo, della BAT, quindi che parla di Barletta, Andria e Trani, beh, lì c'è stato un decremento delle compravendite che si parla dello meno 0,7, quindi veramente un decremento quasi impercettibile. Che cosa significa? Che sicuramente i 2 mesi, marzo e aprile, tutto chiuso, quindi è chiaro che non si potevano fare le compravendite, però dopodiché, diciamo, nei mesi successivi, quindi nei mesi dell'estate, ma soprattutto dell'autunno del 2020, c'è stato un grosso recupero, quindi c'è stata veramente una corsa all'acquisto della casa. O comunque, per esempio, anche la stessa città di Bari ha avuto un decremento che comunque ora in questo 2021 si sta, diciamo, quasi colmando questo decremento, perché, come ho detto prima all'inizio di questa ripresa, di questo video, stiamo avendo un incremento di oltre il 30%. Quindi ora, per concludere, anche per dare una risposta a te che mi stai vedendo, mi stai ascoltando, che cosa conviene fare? Beh, in questo momento ci sono grosse agevolazioni fiscali, ci sono grosse agevolazioni fiscali per l'acquisto, come abbiamo detto, per quanto riguarda le giovani coppie, i giovani, ma chiaramente ci sono anche delle grosse agevolazioni per la ristrutturazione. Non parliamo soltanto del super bonus del 110%, dove uno può ristrutturare la casa gratis, ma ecco, per esempio, nel caso del super bonus, quello che conviene comprare sono le ville o le unità indipendenti, dove uno effettivamente può fare in maniera rapida e quindi avere la ristrutturazione del suo immobile gratis. Ma anche per gli appartamenti, perché non dobbiamo dimenticarci che anche per l'appartamento ci sono le agevolazioni fiscali, si può risparmiare fino al 65%, e quello che è anche molto importante è che ci sono molte società che permettono lo sconto in fattura, quindi è chiaro che ci sono tutte le possibilità per poter comprare casa. Ma l'altra domanda dice: ma conviene venderla? Beh, in questo caso, diciamo che il mercato si è caratterizzato molto dal cambio casa, quindi molte famiglie hanno voluto cambiare la propria vita, cambiare per esempio la zona dove hanno vissuto, anche sono stati costretti a stare in casa per oltre 2 o 3 mesi, e quindi hanno, diciamo, hanno potuto riflettere su quello che era i pregi, i difetti della propria casa, o comunque, ecco, diciamo, decidere di cambiare zona, andare in una zona più con più spazi. Quindi certamente c'è stata anche questa tendenza nel spostarsi dalla per esempio dal centro città, o andare in periferia con più aria, ma soprattutto, diciamo, per cambiare gli spazi. Questo sì, questo diciamo, queste le tendenze. Chiaro che ci sono anche, diciamo, dei buoni motivi anche per vendere la casa, perché comunque, diciamo, se si è decisi oppure per esempio se si sono avute le case in eredità, o ci sono delle situazioni dove conviene
ecco, non aspettare, ecco, anche in quel caso quello che posso dire è che per quanto riguarda i prezzi non sono scesi, sono stabili da circa un anno. È chiaro che ci può essere anche una concorrenza di quelle che sono le nuove costruzioni, e quindi chiaramente sull'usato che bisogna stare attenti e comunque soprattutto farsi fare una giusta valutazione, perché quella è la base della migliore vendita. Quindi se hai deciso di comprare casa nelle città di Monopoli, di Modugno, di Bari, Barletta o Trani, ecco, puoi cliccare e andare sul nostro sito aziendale rubinocase.com, dove troverai tante immobili in vendita, non solo in queste città ma anche in tutte le zone limitrofe, ma anche, diciamo, in altre parti della Puglia, e poter scegliere e fare la scelta migliore. Se invece hai intenzione di cambiare casa o di vendere la tua casa, quello che devi fare è cliccare nel pulsante scopri qui e prenotare una consulenza di un nostro esperto che potrà guidarti e fare un piano di fattibilità per cambiare casa o vendere casa.